Docenti e personale ATA, famiglie e studenti della BAT hanno da questa mattina nell'ufficio scolastico provinciale inaugurato nelle sale del restaurato Palazzo San Domenico a Barletta un nuovo punto di riferimento per graduatorie, mobilità, contratti ed iscrizioni. Al taglio del nastro presenti tutte le istituzioni del territorio, i sindacati ed il primo provveditore della provincia BAT, la dottoressa Giuseppina Lotito. Anch'io sono emozionata e sono onorata di essere il primo provveditore, il primo dirigente di questa provincia. Beh, cambia che il punto di riferimento, il luogo di ascolto, il luogo di dialogo diventa più prossimo, più vicino al territorio. Ricordiamoci che appunto noi arrivavamo fino a Spinazzola, Trinitapoli, Margherita, San Ferdinando, no? Dovevano far riferimento a Bari in alcuni casi o a Foggia negli altri casi. Essere prossimi significa conoscere anche meglio il territorio, avere dei punti di riferimento, avere come dire, gli uffici con i quali dobbiamo dialogare. Dopo l'istituzione dei presidi di sicurezza, la nascita dell'ufficio scolastico con i suoi oltre 20 dipendenti completa la dislocazione nella provincia BAT dei più importanti organi periferici dello Stato. Nel 2021, dicembre del 2021, quindi legge di bilancio 2022, è iniziato questo percorso, anche grazie e soprattutto grazie alla collaborazione della conferenza unificata dei sindaci, che periodicamente si riunisce, diretta dal prefetto, e quindi di lì è arrivato l'impulso. Il Parlamento ha preso atto, io ho fatto un emendamento alla legge di bilancio del 2022 che si è trasformata in norma e il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato seguito. In più poi la provincia e la città di Barletta si sono messe d'accordo e hanno trovato questa splendida struttura, Palazzo San Domenico, e quindi qui abbiamo realizzato. Finalmente dopo 20 anni, perché nel 2004 è stata concepita la sesta provincia, ma diciamo oggi invece si chiude il vero ciclo dell'autonomia con quella scolastica, c'è gli uffici territoriali, c'è il famoso provveditorato agli studi anche in questa provincia, quindi siamo alla sesta provincia e soprattutto in un contenitore veramente meraviglioso, storico. Finalmente i nostri docenti, i nostri utenti, i nostri ragazzi, le famiglie possano avere un loro ufficio provinciale territoriale dove poter andare, risolvere i problemi, tentare di occuparsi della cosa più importante che abbiamo, che è la nostra comunità scolastica, i nostri ragazzi, i nostri giovani.